Paolo ci ha fatto vedere quali sono i manufatti protesici, quindi come sostituiamo i denti nei nostri pazienti. Ha velocemente nominato qualche materiale, adesso magari li vediamo più nel dettaglio. La prima suddivisione che ho voluto fare è dividere i materiali che utilizziamo in bocca in due grandi famiglie, i materiali metallici e i materiali non metallici. Per quello che riguarda i metalli abbiamo diversi tipi di leghe dentali che utilizziamo quotidianamente nei nostri manufatti, sono le leghe dentali nobili e non nobili. Tra le nobili abbiamo anche qui diverse qualità, abbiamo le leghe dentali nobili ad alto contenuto aureo, a medio contenuto aureo o le leghe palladiate. Per quanto riguarda le leghe non nobili, in maniera molto semplice e pratica, in realtà si tratta di leghe a base d'acciaio. Dopo vedremo nel dettaglio gli elementi che possono essere presenti in queste leghe e che possono dare problematiche di tipo allergico. Fabio nella presentazione ha parlato di nickel, però possono esserci anche altri materiali che possono dare problematiche di tipo intolleranza o di allergia. La seconda grande famiglia sono i materiali non metallici. Le ceramiche, abbiamo visto anche qui, Paolo ci ha fatto vedere qualche manufatto protesico realizzato in ceramica. Tra le ceramiche sono di diversi tipi, quindi non esiste una ceramica unica. Ci sono le ceramiche ad alta resistenza, diciamo l'esponente più importante di questo tipo di materiale è la zirconia, è un materiale che se si spulcia su internet è un materiale che va di gran moda, le aziende e la ricerca sta lavorando moltissimo su questo materiale perché probabilmente sarà il materiale che ci permetterà di sostituire, non del tutto probabilmente, ma in gran parte l'utilizzo del metallo. Come caratteristiche ha il fatto di essere bianco, che è una cosa importante, un'ottima resistenza a differenza di altri materiali ceramici e soprattutto una buona biocompatibilità che direi non guasta, anzi è fondamentale. Un'altra famiglia di materiali non metallici, di materiali ceramici, sono le vetroceramiche. Anche qui ci sono diversi tipi di vetroceramiche. Ogni vetroceramica ha delle caratteristiche biomeccaniche e di estetica diverse e qui è importante il discorso che faceva Fabio. Non esiste un materiale migliore di altri. Il professionista, il dentista, in collaborazione col tecnico, devono conoscere alla perfezione questi materiali per poterli utilizzare nella maniera più corretta sui nostri pazienti. Altri materiali non metallici sono i compositi. Il composito fondamentalmente è quello che si utilizza nelle otturazioni bianche che vengono fatte nelle nostre bocche quotidianamente, nei nostri studi odontoiatrici, quindi un materiale che viene forse uno dei più utilizzati in ambito odontoiatrico, è una resina miscelata con dei riempitivi che migliorano le qualità della resina stessa, quindi migliorano la resistenza della resina. E come ultimo, diciamo, materiale, anche in termini di qualitativi, quindi di resistenza, di estetica, eccetera, c'è la resina. La resina che comunque ha il suo utilizzo, è un materiale molto duttile, purtroppo cambia colore, si consuma nel corso degli anni, però è un materiale che viene utilizzato per esempio per la realizzazione dei provvisori, delle protesi provvisorie, oppure per esempio per la realizzazione di protesi removibili e totali mobili come le dentiere, come ci ha fatto vedere Paolo. È andata indietro. Allora, ok. Allora, nello specifico è importante sapere che tutte le leghe dentali, quindi anche le leghe ad alto contenuto aureo, presentano anche degli elementi metallici diversi da loro. E questo è molto importante, soprattutto per le leghe non nobili, perché oltre al cromo, cobalto, sono presenti anche tracce di molibdeno, cadmio e nickel, che come diceva Fabio è un materiale da utilizzare, un elemento da utilizzare con cautela, soprattutto nei pazienti che presentano allergie a questo elemento. E volevo anche ricordare che tutto il lavoro che come IOP legato ai materiali stiamo facendo riprende anche un attimino uno degli scandali più grossi che è avvenuto in ambito dentale. In Francia nel 2008 sono state analizzate delle protesi prodotte in laboratori francesi e laboratori cinesi e la quantità di piombo riscontrata in queste protesi era altissima, addirittura 11-12 volte superiore a quello consentito nei giocattoli,
nei giocattoli che vengono prodotti per i bambini. Quindi fu uno scandalo veramente importante, per cui la qualità anche del materiale non nobile è importantissima, è fondamentale. Ok, riprendo il discorso delle caratteristiche. Il dentista e l'odontotecnico, questi numeretti che voi vedete, li devono conoscere molto bene. Rappresentano le caratteristiche stesse dei materiali, la resistenza, il modulo elastico, l'estetica, il trattamento che può quel materiale subire rispetto a un altro. Questo è fondamentale per poi utilizzarli nella maniera migliore nei nostri pazienti, quindi qualità legata alla conoscenza e al corretto utilizzo dei materiali. Vi faccio vedere questi due casi clinici, per esempio, per sottolineare come non esista un materiale universale e con materiali diversi possiamo ottenere ottimi risultati. Si tratta di due casi clinici, vedete le diapositive in alto rappresentano la situazione iniziale e quella inferiore la situazione finale. Sono delle riabilitazioni estetiche della zona frontale con materiali diversi. Il grado di mimesi che è stata raggiunta è ottimo in tutti e due i casi, un'ottima estetica. I materiali però sono diversi perché la situazione clinica era diversa, cioè i denti che il paziente aveva e la situazione del paziente era diversa. Adesso volevo entrare più nel dettaglio di come utilizziamo questi materiali, di come li mischiamo insieme per ottenere poi le protesi. La maggior parte dei processi di produzione delle capsule, parliamo di protesi fissa, vengono ancora oggi realizzate in una doppia partizione. C'è una struttura di supporto che dà resistenza al manufatto protesico, alla corona per capirci, e poi sopra stratifichiamo e facciamo un rivestimento estetico. Questi materiali, queste cappette che supportano le protesi, le capsule, i ponti, possono essere di materiali diversi, dei materiali che abbiamo visto. Possono essere di materiale metallico, di leghe metalliche, o possono essere anche di materiali non metallici. Anche qui ho portato alcuni esempi clinici per che si possa comprendere meglio questo concetto. Vedete una bocca, la prima diapositiva in alto partendo da sinistra, in cui ci sono delle cappette in metallo nella zona posteriore per realizzare un ponte e delle cappette singole invece in ceramica integrale, quindi in ceramica ad alta resistenza, nel settore anteriore. Secondo caso, sempre andando verso destra, vediamo due arcate, quindi un'arcata superiore e un'arcata inferiore, in cui le strutture di supporto sono invece tutte quante in materiale non metallico. L'ultimo caso invece vedete come all'interno di un'arcata abbiamo utilizzato metalli diversi. Tutte queste strutture, se guardiamo le diapositive, le immagini inferiori, vengono poi stratificate, rivestite con un materiale estetico. Nel caso specifico delle immagini si tratta di ceramica, ma in realtà noi possiamo utilizzare anche un rivestimento estetico in composito o in resina. Quindi sta nella progettualità della protesi mettere insieme tutti questi materiali per dare il prodotto migliore. Abbiamo delle faccettine provvisorie in resina che vengono utilizzate durante la produzione vera e propria da parte dell'odontotecnico delle faccette o delle corone, per esempio. Il paziente deve uscire con qualcosa in bocca e utilizziamo dei provvisori in resina. Questi provvisori in resina vengono sostituiti dopo una settimana, 10 giorni, a seconda del tempo di produzione, con delle faccette definitive in ceramica. Quindi una faccetta può essere realizzata in resina e successivamente in ceramica. La resina poi può essere utilizzata, come ci ha fatto vedere il dottor Vigolo, per la realizzazione di protesi mobili e removibili o da sola o in associazione ad acciaio. E poi eventualmente abbiamo visto anche la... andata avanti la diapositiva? Sì, ok, perfetto, scusate. E poi l'ultimo caso in cui riprendiamo il discorso della struttura in metallo ricoperta da un materiale di rivestimento bianco, che può essere appunto ceramica, composito o resina. Questa metodologia di produzione, soprattutto per le corone, per le capsule, per i ponti, appunto stratificando diversi materiali, oggigiorno ha subito una leggera evoluzione, cioè abbiamo la possibilità oggigiorno di realizzare delle strutture monolitiche. In realtà lo facevamo anche
moltissimi anni fa con le corone in lega, quindi le corone tutte in oro o tutte in acciaio, si utilizzava un unico materiale per fabbricare la capsula, il dente mancante. Oggigiorno i nuovi materiali e la ricerca, come la zirconia e altre ceramiche ad alta resistenza, ci consentono di produrre dei denti, delle corone con un unico materiale. Qual è il vantaggio? Uno dei vantaggi è mantenere un'estetica buona, dignitosa, cercando di ottimizzare i costi, perché chiaramente se i tempi di produzione diminuiscono riusciamo a diminuire anche i costi. Abbiamo visto anche che l'impianto è una protesi, ma l'impianto noi lo mettiamo per sostituire il dente mancante. La vite in titanio sostituisce la radice del dente, ma sopra noi dobbiamo metterci il dente sul quale il paziente dovrà mangiare, dovrà sorridere. La connessione, come abbiamo visto, può essere sia di tipo avvitato o cementato, e le componenti, i componenti che vengono posizionati al di sopra dell'impianto, anche questi devono essere di qualità, non solo in termini di materiale, normalmente si utilizza titanio o zirconia a seconda delle situazioni cliniche, ma anche di precisione. E qui l'invito sempre della nostra Accademia è quello di utilizzare componentistiche compatibili, originali con gli impianti che si utilizzano. Questo è un aspetto molto importante. Una volta fatto questo passaggio di componentistica, noi posizioniamo le capsule e le corone tanto quanto facciamo nei denti naturali. L'ultimo materiale che viene utilizzato in ambito protesico è il cemento. Il cemento non è altro che il materiale, la colla che ci permette di fissare il dente, le capsule, i manufatti protesici ai denti. In termini strettamente di rischio tossicologico e di allergie, essendo il tempo per il quale il cemento rimane a contatto con la gengiva e con l'organismo minimo, perché è solamente il tempo di indurimento, questo rischio è minimo, anche perché successivamente il cemento rimane all'interno della corona, quindi ha pochissimo contatto con l'organismo. Invece è molto più importante il discorso della contraffazione dei materiali, perché anche in questo caso sono venute fuori negli ultimi anni cementi contraffatti, quindi per esempio la 3M ci ha fatto vedere in una riunione recente come un cemento loro, che è uno dei più venduti in ambito odontoiatrico, è tra i più contraffatti, per cui anche il professionista deve stare attento a costi molto bassi di materiali e deve porre attenzione. Permettetemi di concludere, essendo presidente della commissione scientifica, ricordando come noi soci attivi dell'Accademia produciamo annualmente letteratura scientifica, spesso senza il supporto di università o di aziende, quindi caricandoci questo onere, ma legato anche alla passione, sulla nostra vita professionale. E questo alla fine in realtà non lo facciamo solo per il prestigio, ma lo facciamo, come diceva anche il senatore, perché alla fine questa letteratura, questa ricerca deve portare un vantaggio reale ai nostri pazienti e al cittadino.